non apriamo una crisi ufficiale perché non ci sono le motivazioni, però ci sono le motivazioni perché, come abbiamo detto prima, è necessario fare prima una verifica, chiamiamola così, sui programmi e su quello che sarà il governo regionale da qui in avanti, nel contempo, per dare un segnale che comunque sia siamo perfettamente consapevoli di quello che diciamo, di quello che facciamo. I nostri assessori non parteciperanno più alla giunta fin quando questa verifica non sarà fatta. Si è tenuta all'Hotel Carlton di Pescara la conferenza stampa dei vertici della Lega abruzzese, presenti il segretario regionale Giuseppe Bellachioma e l'onorevole Luigi Deramo. I leghisti hanno sottolineato lo strappo ormai evidente con il governatore Marco Marsilio, hanno comunicato che non parteciperanno più alla giunta regionale fin quando non sarà aperta la verifica del programma, ed è sul programma che si sentono traditi, specialmente sul tema delle autonomie e della sicurezza. Hanno sottolineato come le elezioni regionali siano state vinte dalla Lega e non dal Fratelli d'Italia, il partito del governatore, e che quindi non dovrà decidere tutto lui. Però hanno anche rimarcato come questo non implica necessariamente una crisi in regione. Chiaramente non ci possono essere fughe in avanti, chiaramente questa non è una regione governata da un singolo, ma è una regione all'interno della quale maggioranza c'è una forza politica che è la prima forza politica della coalizione e della regione stessa. Quindi oggi probabilmente qualcuno ha confuso il nostro essere calmi e silenti come una scarsa capacità di incidere nella vita amministrativa. Non è così. Questi primi sei mesi non sono state realizzate le cose su cui eravate messi d'accordo? Sei mesi sono un tempo abbastanza lungo per un rodaggio, diciamo così. Oggi vogliamo mettere fine a questo rodaggio e chiediamo a gran voce che vengano dettati tempi, modi per iniziare ad attuare il programma di governo. Ma anche sull'autonomia differenziata vogliamo capire se il presidente Marsilio la condivide o non la condivide, perché questo gioco a scivolare e a non voler mai prendere di petto un argomento che per noi è di vitale importanza per la nostra attività politica e amministrativa inizia a stancarci.